Sarà anche un interessante, un importantissimo incontro, lei ha annunciato poco fa, il 7 luglio, che interesserà, diciamo, l'Italia e i rappresentanti del mondo libico. Ce ne vuole parlare? No, l'8 di luglio, che credo che sia un sabato, ed è esattamente poi a 2 giorni dalla visita e dalla presenza del Capo dello Stato, ci sarà qui ad Agrigento questo forum economico italo-libico, che è ancora organizzativamente in forma di allestimento, eccetera, ma insomma l'evento è sostanzialmente tracciato, si svolge qui ad Agrigento, e anche questo è un segno importante, perché attraverso questo forum in Agrigento c'è evidentemente, su un tema grosso che è quello della collaborazione italo-libica sotto moltissimi aspetti, e siamo, come terra e come costa e come mare, siamo dirimpettai della Libia, quindi quale miglior luogo, proprio per il discorso di due finestre che si guardano, vedersi qui ad Agrigento. Tutto questo organizzato comunque nell'ambito di aspetti organizzativi che attengono al governo nazionale, al ministero e al ministro degli affari esteri. La prefettura sta seguendo questo tipo di evento. Quali sono gli obiettivi di questo vertice? Si parla anche di immigrazione o anche di altro? No. Credo che il senso sia forum economico, e quindi si guarderà agli aspetti che sono legati allo sviluppo in senso lato, in senso generale.